Ragazzi, questo vabbè essere il secondo episodio, il primo, scusatemi, episodio che state vedendo durante la giornata nello scorso episodio che avete visto ieri. Abbiamo visto i titoli di coda di Sunbreak. Credevo che il gameplay fosse finito, invece no! Ci sono dei mostri ancora, ci sono ancora un pochino di un paio di mostri da scoprire che appaiono mano a mano che noi saliamo di livello col grado maestro. Dunque, l'ultima volta abbiamo fatto la missione dei doppi buzzer, che è per raggiungere, per guadagnare tanti bei punti esperienza, perché naturalmente se si vuole salire di grado maestro, quali missioni migliori se non quelle per appunto di 6 stelle, che sono le più difficili di tutte. Siamo saliti già al livello 9, quindi con la prossima missione che devo fare adesso, però il combattimento supremo, saliremo al livello 10 sicuramente. Quindi non è possibile! Un gajah che ha avvistato nella foresta inondata! Anzi, sono due! Come scienziato devo vederli con i miei occhi! Vieni con me, Dagae! Va bene, ricercatore infantile. Ok, mi dispiace un pochino per il fatto che in questa missione, cioè, saliremo solo a livello 10 perché il limite si ferma lì e poi dopo non potremo andare oltre, quindi perderemo tutti quei bei punti di esperienza, forse. In ogni caso, il primo raggio che sta qua, quindi malmeniamolo male. Rispetto all'ultima volta, questa volta sono difesa 24 dal tuono perché i due pezzi di armatura del Malgelo che mi sono messa hanno due, cioè hanno... Danno tutti e due, hanno, cioè, vabbè, i pezzi della rottura del maggiore danno due di punti di difesa al tuono a testa, quindi allora, ho attivato il pesciolino che attiva il nostro caro scimmione, quindi ok, ha finito. Solito abilità antisismica mi impedisce di volare in aria, quindi posso stare tranquilla. Devo evitare di farmi colpire però, perché ho capito dalla scorsa caccia che in queste missioni di difficoltà 6 stelle ti tolgo la vita come niente, quindi poi ha già un esperto e toglimi la vita con poco. Questo curati, non mi fido. No, per palle! Che due scatole! Il problema sono i danni sempre, non è il fatto che mi prendi, mi dai. Il problema sono i danni, mi ha tolto metà vita! Corri! Oddio, sono salva! Comunque, adesso dovrei colpirla la coda. Solita storia. È arrivato l'altro Rajag intanto. E lo Zinog, sono arrivati tutti. Va bene, chi usiamo contro lui? Gajang? L'altro Rajang? Vabbè, chiunque va bene. Va bene, vai, usiamo l'altro Rajag per cavare, per malmenare il Gajang che... Pum! Quanti danni! Come nella scorsa missione, tra l'altro, uno è più grosso, uno è più piccolo. Dai, non l'ho preso, sono sfigata. Se adesso arriva pure Zinog a farsi cavalcare, è meglio. No, se ne va. Porca vacca. Porca puttana, ma ha preso in pieno, mannaggia. Perché il personaggio non schiva quando deve schivare? Cioè, perché l'attacco, il salto, non lo controlli il salto lo fa automaticamente il personaggio e mi sta sui coglioni sta cosa. Perché non lo fa mai quando deve fare. Una volta su 10, nei momenti per cui si la fa. Vai, coda, coda. Ok,
Non è mica male anche colpirgli in testa, però dobbiamo buttarlo giù, quindi. Meno male che ho la difesa. Ah, mi avevo dimenticata di questo. Ok, niente, alla fine qui, niente, legato maestro, non riesco mai a buttarlo a terra, si calma sempre lui. Senti che bei grilli di sottofondo ci sono. E sti cazzi. Pum, testa, in testa, in testa. Poi forse piegheremo di più rispetto alla scorsa caccia perché il... Oh, ho dimenticato di vedere se l'arma che adesso si può potenziare tipo ad un livello ulteriore, me ne sono dimenticata, porca vacca. Coda, coda! Quanto può essere straziante il fatto che la coda non sta mai ferma. Perché è una coda? No, che vola cicero sul tetto! Beh, vabbè. Cosa ha fatto? Povero lì, si è beccato un raggio atomico tipo in faccia. In realtà è elettrico però. Forse con l'altro che è più grosso però più problemi, stavo dicendo, a colpire la coda. Nel frattempo sono svenuta. Che fastidio quando svengo in modi stupidi. Allora, di buttare un episodio non c'ho voglia, quindi vediamo di vincere. Di non fare altre cagate, anzi. Non si sa, forse se poi non spiego c'è la vita. Posto. Okay. Ho preso qualche cosa. Che mi aumentano pochissimo le statistiche, però. Gli spighi uccelli vanno sempre. Ancora qui, grazie. Galoppa via lui. Oh, guarda, ho un po' più di vita di prima adesso. Tipo 27 punti in più se no ho sbagliato i conti. Oh, comunque abbiamo constatato che niente, col gadget incazzato in queste missioni perlomeno è meglio non colpire davanti, perché è meglio non rischiare. Perché altrimenti ecco mi devasta. Ma da questo attacco mi ha devastato prima. Vabbè, visto che ho solo una morta col primo raggio, anche devo evitare di morire col secondo. Cioè, perché va bene che ho altri due tentativi, però...
No, dai. Il problema è questo attacco qui, ovviamente, ovviamente, che dovrebbe anche essere l'attacco che mi impedisce di recuperare, ovviamente. Chissà perché tutti gli attacchi più strozzi li hanno resi quelli che ti bloccano il recupero. Ma chissà perché. No, ok, non mi blocchi il recupero. Ma davvero preso. Che poi posso dire che Monster Hunter è uno di quei giochi in cui se perdi dopo 20 minuti di combattimento è uno strazio. Un grande strazio. Non mi ha preso. Ok, palle il mio personaggio quando si rincoglionisce perché la sua arma rimbalza. Ah, in questo momento saremmo arrivati forse quasi alla fine. Siamo a 10 minuti di mazzate. Si è calmato, vero? No, non si è ancora calmato. Scusami, Francesco, ti ho bloccato mentre ti stavi curando, solamente che, ecco, la vostra CPU sceglie sempre i momenti più opportuni per farvi curare. Ok, si è calmato comunque. Adesso posso stare quello davanti. Ma perché ci devo essere in cacciavo in mezzo ai coglioni? Mi fa perdere subito l'acutezza al viola. Eppure è stanco. Dai, Connor, una gioia almeno, sempre quella, almeno quella. Del gadget che non riesco mai a far fuori niente bene le corde, diciamo, dai. Rincazzato subito, l'ho colpito abbastanza. Basta prendermi questo attacco, beh, porca vacca. Dai raga, lanciatevi le bombe, sicuramente servirà a qualcosa.
Oh, mi dimentico sempre che quando posso attacco devo andare di lato. Ok, non dico niente, raga, stanno finendo. L'ho detto, gliel'ho detto. È pericoloso fare il recupero quando sta qua facendo la raffica, perché potrebbe prendermi una seconda volta. È arrivato l'altro. E mo lo combatto con questo piccolino che sto finendo di nuovo. Anzi no, cioè prima ho usato lui per malmenare quello che sto combattendo adesso, quindi... Adesso malmeniamo un po' lui. Così almeno dopo partiamo che ha già meno vita un pochino. Madonna, quanti danni! Non c'è l'effetto di nessun insetto attivo, no. Non c'è niente attivo. Ma perché io ho fatto così tanti danni? Posto? E il primo è andato. Niente, se io però non mi faccio prendere questi attacchi pin, come li chiamano in inglese, non sono contenta. Adesso la mia intenzione sarebbe di cavare materiali da questo jack piccolino, ma mi sa che non lo prenderò mai. No, sono morto! Perché io sono imbecille e voglio fare queste cose quando so che non le posso fare? Beh, adesso se muoio me lo rimpiangerò per tutta la vita. Già, imbecille. Ma insultarmi non serve un cazzo, quindi... Allora, ricapitolando, prima contro i gadget sono morta, il primo gadget sono morta per un motivo stupido. Adesso qui evitiamo di fare gli stupidi sempre. Ma poi questo è 10 volte più grosso dell'altro, quindi... Beh, prendi la coda, Lo Zinoga di là! Vai, sì! Mamma mia, ragazzi, non va almeno con due mostri! No, è diventato lui cavalcabile. Ops! Vabbè, ti meno lo stesso. E vai! Se arriva pure un terzo mostro, veniamo pure con un terzo mostro. Dai! No, raga, se gli levo tanto. Ah, ma faceva poi un altro dettaglio, capito? Bello il suo dell'elettricità, proprio bellissimo.
Perché è più lento quando fa sto attacco, eh? Per pochissimo, ragazzi, l'ho schivato. Ok, è incazzato, pensavo stesse facendo l'attacco in avanti, invece si è inferocito. Comunque l'attacco che è temeroso e per di più è questo qui che fa la giravolta. Lo odiamo anche in Iceborne, ora che ci penso. Oh, è arrivato il gol magale ed è anche qui vicino. Magari mi aiuta pure lui a menare questo Raja, che così lo veniamo con ben tre mostri. Il culmine proprio. Vita, vita, presto, presto! Mentre io cerco qui di prendere il 2. Oh, la faccia di quello che avevo detto che sicuramente non prenderò mai la coda, sto prendendo sempre con sto Rager. È andato a sbattere contro il muro da solo. Ha fatto tutto lui, raga, eh. Oh, ci sono i gomaga adesso, eh. Comunque l'angolino. Oh, ce l'ho fatta. Non casca più a terra quando gli spacca gli locali, peccato. Sarà una cosa nuova che hanno aggiunto col DLC, cioè. Perché quando abbiamo fatto i gameplay su Rise, se ci pensate, quando gli spaccavamo la... cioè, lo calmavamo, cadeva automaticamente a terra. Adesso è una roba che hanno messo. Bravo, bagati nel muro. È bello, che bello bagarsi nel muro, eh. Guarda, il Gormagas sta andando ovunque tranne che qua. E raga, qua a fianco. Niente. Si capisce che non è furioso perché altrimenti avrebbe fatto l'attacco, quello in cui fa esplodere tutto, ecco. Personaggio, non ti pappinare. Questo mentre volava. Simpatico, l'ho preso mentre volava. Adesso se ne va, ok, dove va? Nella 2, perfetto, ragazzi. Gormagal non riusciremo ad usarlo mai contro il Gajang.
Ah, è vero, anche nelle parti basse c'è il 3. Oh, ti ha fatto male, però ne... La combo della, cioè la rotolata la faceva dopo aver sollevato la roba da terra, è vero, è vero. E questo attacco è insopportabile. Anche se mi toglie poco, non lo sopporto. No, forse perché mi ha ridotto i danni sempre il potere dei rango, non so, perché io per il rango che mangio c'è che quello che 10 volte riduce i danni subiti. Dai, corno rotto. Sempre, almeno una parte rotta me la porto sempre a casa. Si è calmato, si è calmato. È un modo di dire una parola, si è calmato. È pure stanco. Avvelenato pure, grandi ragazzi. Vai raga, mai dire che è finita finché non è finita, soprattutto quando c'è uno svenimento ancora disponibile, cioè soprattutto quando hai zero svenimenti disponibili. Vai così raga. Beh, direi di chiudere questo episodio con la schermata di missione compiuta, perché è sicuro che adesso siamo arrivati al grado 10 e ricordiamoci che al grado 10 succedeva qualcosa, appariva qualcuno di nuovo. Chissà chi è?